Buongiorno, buonissimo a Tabutini in questo nuovo video vlog. Oggi farò vedere, beh, un po' di telecamere, di macchine fotografiche, da cose vecchie come questa a cose nuove come questa qui che mi sta facendo cadere tutto. Quindi direi che, visto che c'è tanta roba da vedere, iniziamo subito perché c'è tanta roba. Cominciamo quindi con la cosa più vecchia che abbiamo qui, cioè questa, una Genesis 2 della, non lo so, della Kinon, che io avevo letto Canon e mi stavo preoccupando. Poi abbiamo addirittura un macro e cose del genere. Questa macchina fotografica ha 25 anni. Sì, una cosa molto recente, mi dicono. Diciamo, vediamo di accenderla. Qui si accende. Ok, l'ho accesa. E magari tolgo il coperchio qui che. Oh. Coperchio? Tagliati. Ok, pensavo di aver incassato il coperchio. Questa è la macchina fotografica. Fai tutti un bel sorriso. Dov'è il zoom? Ok. Fai tutti un bel sorriso. Bene, non so, questo. C'è un rullino qui dentro che non so neanche che cosa contiene. Sì, praticamente questo rullino è in questa macchina fotografica da 3, 4, 5 anni? No, molto di più. E non ho la più pallida idea di cosa ci sia dentro, e prima o poi lo faremo sviluppare. Sì, un giorno vedremo il video. Cosa c'è nel rullino della macchina fotografica di 300, 350 anni fa? Questo c'era 350 anni fa, sicuramente, Chris, sicuramente. Andiamo avanti, lasciando questa qui e passando all'altra cosa più vecchia che c'è qui. Questa è stata comprata nel 2000-2001, quindi beh, ha un bel po' di anni. E è una videocamera in VHS. Io non ho idea di come si inserisca la cassetta, anche se qui dentro adesso non c'è nessuna cassetta. Comunque devo dire che è molto, molto, molto carina. Cioè, se fosse digitale andrei in giro così perché è bellissima, cioè è una cosa stupenda. Vi osservo, in realtà non vi osservo perché è spenta, sono un pirla. Ah, si accende qui perché l'altra volta, per fare lo scemo, 10 minuti per accenderla. Ok, si è accesa. Si è accesa, ok. Probabilmente starete guardando, spero, quello che c'è nella fotocamera. Ora sto zoomando a caso voi. Comunque, in questa videocamera ci sono diversi effetti, ce ne sono tantissimi. Io non la so usare, cioè io questa telecamera non la so usare. Per me è arabo, cioè non la so usare sta videocamera, non, per me sarebbe troppo difficile. 50x, sì, avrà una qualità talmente infima, Chris, che io non so che fine fa. Ma la cosa più bella è che ha 1900 mAh di batteria. Non so se voi avete visto la batteria di questa videocamera. Praticamente il mio telefono, che ora sta registrando, ha una batteria di 2000 mAh. E queste erano 1900 mAh, quindi diciamo che la tecnologia è avanzata molto, eh. Andando avanti, passiamo alla fotocamera digitale più vecchia che c'è qui. Questa Fujifilm, che ha già le batterie inserite, che nello scorso video non si è accesa, quindi speriamo che stavolta si accenda. Non a caso, ecco qua, si è accesa, finalmente si è accesa. Ok, vabbè, inseriamo la data, di saluti, sì, ok. Quindi niente, bene, non è che abbiamo tante cose, abbiamo il solito tasto volume, la solita galleria che fa delle foto veramente inquietanti. Sì, in realtà non so se riuscirò a trasportare queste fotografie da qualche parte. Ho scoperto che ci sono delle fotografie qui dentro. Che diavolo è sto posto? Comunque questa macchina fotografica registra video e fotografie. Però la cosa bella è che poteva registrare video fino a un certo punto, cioè nel senso aveva 20 secondi di video e poi non registrava più. Guardate la micro SD, è molto particolare, molto piccola, guardate, non so che cosa si veda, spero stiate guardando, questa qui. Posso registrare massimo 60 secondi di video e guardate, vi faccio vedere un pochettino cosa si vede, cioè il video farà praticamente schifo, non so che qualità sia in realtà, eh. Però non credo sia un'altissima qualità, vabbè, non lo registro troppo. 320p. Lasciamo stare un po' questa e passiamo a un'altra videocamera. Passiamo a questa. Questa è un'altra videocamera della Panasonic, anch'essa VHS. E questa, beh, più o meno, anche questa ha una tonnellata e mezza di funzioni. E anche questa, ovviamente, non so usare. La cosa bella di questa fotocamera è che ora non si accende. Questa è la cosa più bella. La cosa bella di questa videocamera
e che ha un zoom, e che non ho tolto il coperchio, e che ha uno zoom 30x, ovviamente ottico. Quindi, cioè, diciamo che la qualità è anche molto, cioè, abbastanza alta, perché lo zoom è ottico. Il vero problema è che ovviamente è registrato in VHS e non posso fare assolutamente niente. Per qualche strano motivo azzecca anche la data, quindi vuol dire che è intelligente, molto intelligente. E ovviamente ha il solito schermo, il solito mirino. Può fare le foto, a differenza di quell'altra che invece non poteva fare le foto. Beh, la tecnologia cambia. Passiamo adesso a due fotocamere. Queste fotocamere mi sono state regalate per la comunione, quindi non è che siano proprio molto recenti. Questa è rotta, perché un genio l'ha buttata a terra, non sono stato io. E c'è un SD da 4 giga della SanDisk, che rimarrà qui e sempre in eterno, perché uno si dimentica dell'esistenza. La cosa più inutile, cioè più strana di questa fotocamera, il tasto share. Non ho mai capito come funziona. Sono stato dei pomeriggi a cercare di capire come usarlo, mai riuscito a farlo funzionare. Non lo so perché non ha mai funzionato. Anche questa va a batterie, che toglieremo da dentro questa povera fotocamera vecchia e che andiamo ad inserire qui dentro. Allora, entrambe dovrebbero essere inserite così e speriamo che ce la mandino buona e che si accenda. Facciamo che non l'accendo perché è distrutta e non riesco a farla funzionare. Comunque funziona, in qualche modo la farò funzionare. Mi spiace non riuscirvi a mostrare qualcosa di questa fotocamera, ma non si vuole accendere. Passiamo a una fotocamera Nikon, magari per fortuna questa ha la batteria sua. Questa fotocamera è touch. Sì, questo schermo qui è touch, e infatti c'è anche un pennino che io non uso perché sono una persona brutta. Questa fotocamera registra fino ai 720, anche quella registra in 720. E praticamente niente, i video li fa sfarfallati, quindi non la uso, uso il telefono che li fa in 1080. Però fate un sorriso. Ok, sono stupido, lo so. E anche con questa voglio provare a registrare un video. Anche qui ci sono le scene, cose del genere. Al buio si comporta anche abbastanza bene, la uso ogni tanto, però non ci faccio granché. Sto provando a registrare un video per vedere un po' in confronto a quell'altra che come si vede. Ovviamente vi faccio vedere le stesse cose che ho fatto vedere prima. Ecco qui, spero che vi possano interessare queste non cose. E questa era la fotocamera. C'è una fotocamera, un videocamera fotocamera, questa qui, che ora vi tirerò fuori dal sacchetto nero. Sacchetto nero, oh, come se ne sta andando il sole. Mi dà la mia luce. Oh, ole. Sì, vabbè, che non fa ridere a nessuno. Questa è della Philips. Una cosa odiosa è che se fai i dati sopra come se piovesse. E guardate, potete colpire qualcuno con una USB. Non è vero, perché non farebbe male a una mosca. Quindi accendiamo anche questa e possiamo fare sia foto che video. Mi fotografo. Memoria piena. Ma io sono un genio del male. Non c'è la micro SD qui dentro, quindi non posso far vedere niente. Comunque si possono applicare effetti. Fa video fino ai 1080, ma io preferisco comunque usare il telefono. Non so, secondo me è una qualità maggiore. Dopo magari vi faccio vedere un po', appena ho recuperato un SD, perché qui ci va quella piccola e io non ho niente che ho un SD piccola qui al momento. Passiamo poi a forse la cosa più recente che è qui, anche se non è la più recente adesso che ci penso, che è una reflex. Questa è una reflex, è la D3000 della Nikon, come potete ben vedere. E stranamente stavolta c'è il coperchio, invece nel video scorso non c'era, ho rotto qualcosa, no, per fortuna. Quindi accendiamola e fate un sorriso. Perfetto, la solita impostazione messa male, scommetto sì, infatti. Non so che foto sia uscita. E beh, questa fotocamera mi piace, mi è piaciuta, è stata la mia prima reflex, quindi beh, ho imparato un po' qualcosa sugli otturatori e cose simili. Però non fa video, non fa video. Quindi diciamo che la sua utilità finisce quasi subito, perché io non sono un patito di fotografie, ma ho un patito di video, quindi beh, questo vi posso mostrare. Carina, utile, mi piace, ogni tanto la sfrutto per fare cose a caso, però se avessi fatto video l'avrei usata veramente tanto. Questo obiettivo è l'obiettivo stock, quindi non ho molto niente da dire. Posso dirvi che è made in Thailandia. Ora che ci penso però, ovviamente registravo il video, ho capito che ho lasciato qualcosa fuori, qualcosa di molto importante, qualcosa che probabilmente avrei dovuto mostrarvi ma che mi sono dimenticato della sua esistenza. La fotocamera che usavo per fare i vecchi vlog, cioè la mia Xiaomi. Questa me la sono completamente dimenticata nello scorso video e ora me la sono ricordata.
Questa, beh, l'ho usata per fare i video, come si sta, il mare mi sta mangiando la vita interna. L'ho usata per fare il video, cosa c'è nel mio cellulare, che ovviamente era un video troll. E questa è la mia, questa qui viene direttamente dalla Cina. Ed è questa. Scusate che l'accendo, spero sia carica. È scarichissima, però si accende. E allora, praticamente possiamo registrare, possiamo fare fotografie. Scatta. Ha scattato, accende la luce rossa qui, ok. E se teniamo premuto qui, ecco qua, diventa informato video. Informato video, si accende una luce qui sopra e quindi possiamo registrare. Ovviamente non sto guardando cosa sto registrando perché non c'è lo schermo. Posso collegarla in wifi al telefono e quindi vedere un po' che cosa fa. Non so che cosa sta registrando, mi sembra che stia registrando il 1080p 60, no, 30 frame, sì, perché sì, ok, 30 frame. Si scalda molto, veramente tanto. L'ho lasciata fare un time lapse qui dentro e devo dire che si è scaldata tantissimo, e anche fuori dalla custodia scalda tanto, quindi state attenti perché potreste bruciarvi. E quindi questo era quello che avevo da mostrarvi, queste sono le mie fotocamere, videocamere che ho in questa casa, sono tantissime. Sembra che io debba fare un set fotografico, ma in realtà sto usando un telefono. Però tra poco arriva qualcosa, tra poco, qualcosa. Non so se è già arrivato quando uscirà sto video, però arriva qualcosa. E quindi con questo lume di mistero io vi saluto. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento magari per dirvi se voi, anche voi, avete tutte queste tonnellate di cose. Quindi per questo video è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video. Arrivederci!